Sarà Kengo Kuma, amici di TG Architettura, a progettare il rifacimento del Musée Albert Kahn a Boulogne-Billancourt, a sud di Parigi. L'archistar giapponese ha vinto la gara bandita per il restyling della struttura inserita all'interno di uno spettacolare giardino che verrà considerato come parte integrante del museo, nonché oggetto di osservazione privilegiato dal secondo piano, mentre le sale espositive e gli spazi di accoglienza saranno collocati a piano terra. I lavori prenderanno il via nel 2015 per terminare nel 2017. Un mix di pratiche ad alta sostenibilità per un centro commerciale di Marghera. È il primo centro commerciale italiano certificato BREEAM, il protocollo di valutazione ambientale internazionale per la bioedilizia. Si chiama Nave de Vero ed è stata progettata dal padovano Tecno Studio. Il centro commerciale si sviluppa su tre piani e copre una superficie di 40.000 metri quadri, di cui 6.000 metri quadri solo per l'ipermercato e 15.000 per le gallerie. Sono ospitate 120 unità commerciali, tra cui aree di ristorazione e poi uffici, parcheggi interni ed esterni. Zadid, Miuccia Prada e Constantin Grick sono tra i vincitori dei prestigiosi Design of the Year Award 2014, il premio promosso dal Design Museum di Londra, come riconoscimento alle maggiori innovazioni negli ambiti del design e dell'architettura, della grafica, dei trasporti e anche del mondo digitale. Per ognuna delle 7 categorie valutate è stato scelto un vincitore e tra questi il vincitore assoluto verrà annunciato il 30 giugno 2014. Tutti i 69 progetti nominati comunque saranno esposti in una mostra visibile fino al 25 agosto presso il Design Museum londinese. Inaugurata la nuova stazione ferroviaria di Parma, progettata dallo studio di Barcellona, coordinato dall'architetto e urbanista spagnolo Oriol Boigas. Uno dei principali obiettivi dello studio è stato quello di realizzare un centro di scambio per il trasporto urbano ed extraurbano, oltre che riqualificare i quartieri residenziali dell'area. La nuova stazione si sviluppa su due livelli con un piano ammezzato che comprende gli spazi destinati alla biglietteria e un sottopasso che collega la parte sud alla parte nord della città a mezzo di un sistema di scale fisse, scale mobili e anche ascensori.